Per la rievocazione della storica Forno Milani a 50 anni dalla prima edizione e a 20 dall'ultima nel 2003. Siamo qui con Loris Bottino, campione italiano. Allora, com'è questa esperienza qui a Lombardore? Com'è stata questa giornata? Ma è divertente, qua veniamo sempre per fare delle piccole prove prima di andare a fare delle gare, quindi il circuito lo conosciamo bene, e ci siamo divertiti oggi, è girato tutto pulito tranne l'ultimo giro che abbiamo finito la benzina. Vabbè, dettaglio. Però una giornata bella, via, bella sì. Giornata. È un ricordo personale della Forno Milani? Forno Milani è sempre nel cuore. Ricordi ce ne sono tanti. Io l'ho fatta più come passeggero col Motard e forse un paio d'anni solo come pilota e poi non l'hanno più fatta, però ci manca. Ci manca una gara in salita nel nostro canavese, via. Marco Sciretti, nuovo gestore dell'autodromo di Lombardore, oggi un grande evento qui a Lombardore per ricordare la Forno Milani, oltre al memorial di due grandi piloti come Domenico Girot e Ferruccio Grivetto. Allora, tanta gente, un commento personale. Sì, intanto grazie, ringrazio tutti i partecipanti di questo evento, ringrazio gli organizzatori, io sono il nuovo gestore dal 4 luglio. Questo autodromo, e quello che io sto cercando di fare è portare gente a conoscere l'autodromo di Lombardore, coinvolgere le famiglie. Era da tanto che non si vedevano le fidanzate, le mogli, i figli qua nell'autodromo. Quello che io voglio fare è creare un punto di aggregazione, un punto in cui la gente possa venire e divertirsi, chi all'interno della pista e chi fuori dalla pista. Infatti abbiamo visto anche degli stand proprio dedicati ai bambini e al fatto che loro possano poi in un futuro avvicinarsi a questo sport. Assolutamente, anzi oggi abbiamo fatto anche girare in pista dei ragazzini che volevano girare in pista con dei turni dedicati, ma questo sarà il primo di tanti eventi che verranno organizzati qui all'interno dell'autodromo. Tra l'altro non vi dimenticate, il 15 ottobre abbiamo una piccola inaugurazione di questa nuova gestione e la presentazione del progetto che la mia azienda vuole fare all'interno del circuito. Allora, Diana Girotta, Erika Grivetto, allora oggi siamo qui per ricordare i vostri papà nel secondo memorial in ricordo di Domenico Girotta e il sesto invece per quanto riguarda Ferruccio Grivetto. Allora Diana, un commento, insomma tuo papà sarebbe contento immagino di vedere tante moto e tanta gente qui a Lombardore ricordando poi una gara storica come la Forno Milani. Sì, infatti parlo anche per Erika, poi parlerà anche lei, i nostri papà sarebbero felici di vedere tutta questa gente qua oggi, sarebbero altrettanto felici di vederli sulla storica strada della Forno Milani, ma per motivi di sicurezza non è stato possibile realizzarlo a Forno. Sia mio papà che Ferruccio sono state, se possiamo così dire, colonne portanti del Centauro Forno, in quanto hanno fatto parte per tantissimi anni del direttivo e avevano una grandissima passione per le due ruote, e quindi ci sembrava giusto ricordarli e ci anche da parte nostra un ricordo per averli ancora qua con noi. Un evento poi che ha visto coinvolte davvero tantissime persone, a partire dall'autodromo di Lombardore, la Proloco di Lombardore, lo stesso, il Centauro di Forno, insomma, quindi tanta gente qui per divertirsi anche e per ricordare, come è giusto che sia. Sì, infatti, tanti protagonisti, tanti storici, vecchi piloti che hanno fatto la storia di questa gara in salita,
tanti purtroppo non ci sono più e verranno anche ricordati oggi. E niente, una giornata per ricordare le vecchie glorie che hanno fatto davvero la storia di una delle gare che poi è stata tra le protagoniste del campionato italiano di velocità in salita per tantissimi anni. E passo ad Erika. Ferruccio Grevetto, suo papà, è stato tra i fondatori del Motoclub di Forno e anche tra coloro che hanno ideato la storica gara alla Forno Milani. Sì, è emozionante oggi molto, perché comunque mio papà ci teneva tantissimo a questo motoclub, ha dedicato tanto tempo, era una passione comunque e ha dato tanti risultati, erano tutti molto contenti. Io quello che posso dire è che ero piccolina e mi ricordo poco, però mi ricordo quando si preparavano queste gare, che si percorreva tutto il percorso a mano con la ramazza e si puliva tutto a mano, ed era bello perché comunque c'era una bellissima unione. Sono contenta perché io ho due figli maschi hanno continuato comunque la passione del nonno, quindi hanno intrapreso anche loro la moto e è un'emozione oggi essere qua, perché comunque li ricordiamo ed è bello sentirli un po' più vicini. Parlavo prima con il pilota Loris e diceva che proprio gli manca questa gara, la Forno Milani, insomma, però purtroppo non è più realizzabile per le nuove normative. No, purtroppo no. Per ora è così, speriamo che strada facendo qualcosa possa cambiare, però penso sia difficile. L'importante è averla già ricordata con una manifestazione grande così e abbiamo avuto molta partecipazione. E poi rimane nella memoria tra gli appassionati e i non, perché insomma davvero 30 anni di onorato servizio si ricordano. Sì. Vediamo facce comunque che io mi ricordavo da piccolina, e alcuni li ricordo più, alcuni meno, però è bello rivederti perché loro comunque ci riconoscono ancora. Alla premiazione, Ale, dai un applauso a sti ragazzi, dai, dai, brave, 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 allora, vorrei sapere una cosa da voi, 1, 2, 3, 4, 5, qual è l'intruso? Qual è l'intruso? Dai, andiamo via la premiazione, ok? Andiamo giù. Diana, vieni. Non c'è qualche pilota qui per un po' per sapere com'è andata la giornata. Cerchiamo qualche pilota per qua. Candido, vieni. Vieni. Vieni, Candido e Parin, guarda lì, Candido e Parin. Ex piloti, facciamo un applauso perché sono stati due grandi ex piloti. Allora, Parin, amico da sempre, amico di mio padre, anche Candido, amico di mio padre, e un bel ricordo di Piero Demelin. E io volevo chiedervi,
Bene, corre. Volevo chiedere cosa ne... Anche di mia mamma, dai, grazie, grazie Candida. Volevo chiedere cosa ne pensate di una giornata come oggi, anche se non è stato fatto a Forno, come la classica Forno Milani, ci siamo dovuti trasferire qui. Però una vostra impressione su questa bella, secondo me, bella giornata di sport, in particolare di moto, Parigi. Allora, si può dire che questa è stata una magnifica occasione per ritrovare tutti amici e far divertire chi va ancora in moto, purtroppo che io non vado più. Meno male. Ah sì, perché sennò sarei pericoloso. No, comunque, magnifica, ben riuscita. Complimenti a Motoclub Forno che ha fatto, come sempre, un ottimo lavoro. Grazie, grazie. Diciamo un applauso al direttivo. Candido, un'impressione anche tua. Ma devo tenerlo così. Candido, un'impressione anche tua. È da stamattina che sei qui, che frequenti il Centauro e quindi sei un gran motociclista. Dai, dimmi, dimmi se veramente, secondo me, ti sei trovato bene anche qui con noi. Dimmi. Ma semplicemente da ripetere insieme. Bene, questa è una gran bella soddisfazione. Bene, ok, due piloti, poi ce n'è anche altri, c'è Manuel Recrosio, qui ce n'è di gente che ha corso in moto, ecco, Cagna Claudio, guarda, guarda quanta, quanta gente c'è che ricordiamo bene, molto bene, grazie ragazzi. Allora, andiamo avanti con la premiazione, dai Aldo, via. Galicia, tu a lei, Aldo sì, Galicia. Galicia, lui è, come dire, ci sei sempre. Ci sei sempre, sei stato anche te un gran pilota. Io ti ringrazio perché quando ero piccolino con mio padre, che venivamo sul parco chiuso, te vincevi quasi sempre la Forno Milano. Io me lo ricordo bene, eh? Dai, dai, comunque te viaggiavi, te viaggiavi. Dai, chiamiamo il primo premiato Alessandro Petti. Non c'è, ma il secondo c'è, data Silvio. Grazie. Bravo. Corrado Pivot. Bacio dalle Miss. Chiedono la bacio dalle Miss. Grazie. Ora chiamiamo Valerio Grollo e Alessio Zanellato, coppia di sidecaristi, ci sono, ok? Fabrizio Grillo. Ivan Capello e Marco Scozzafava, che ci sono, li ho visti, eccoli. Due. Ragazzi? Grazie. Un applauso per loro. Gianfranco Ragazzoni. Lo prendo io perché è appena andato via. Ok. Via Oscar. Io lo porto io. Grazie. Michele De Agostini. Mario Civetta e Daniele Civetta. C'erano, c'erano. Mario! Non c'è, c'è un figlio, c'ho l'altro figlio! Bravo! Famiglia ricca! Bravo! Ah, grazie! Grazie! Grazie!
Ambrosio. E consorte. E poi chiamiamo Mingo. Dove sei? E via? È andato via. Ma tu ci sei, Candido Ghiglieri. Un applauso. Adri? Adri? Ti nascondi? Dai. Un applauso anche per Adri. Giorgio Cantalupo. Marco e Simone Zamboni. Ragazzi, un applauso. Mario Scalinci. Un bel applauso per lui. Girati Mario. Arrivo. Vigna. Arrivano, forza. Grazie tante. Un applauso anche per loro. Claudio Cagna, la tua volta. Complimenti. Grazie. È ritornato Petti, mi dicono. Eccolo. Un premio anche per lui. Giorgio Chiatello. Ma caldo. Grazie. Parin, la tua volta. Michele Auto Gianotti. C'è? Mario Bertino. Mario? Non ti vedevo. Grazie. Dai, ecco qua. Anche a lui un premio. Grazie. Andrea Bianco. Andrea.
Un premio anche per voi del direttore. Emilio Bottino. Priatto Claudio. È vero, vi premio come sindacale, non come direttivo. Luca Buffo. Franco Carvelli, Manolo. Manolo. Quasi finite le magliette. Quelli ci ha dato le magliette, non ce ne sono. Mentre viene Manolo, facciamo venire anche Lorenzo. Ritiri tu. Arriva. Arriva anche Lorenzo. Un applauso anche per Lorenzo. Giuseppe Castagna. Non c'è? Giuseppe Castagna non c'è? Mirko Cortello. Oliviero Escosse, che non ho visto, non c'è, vero? Non c'è. Il presidente Mario Ferrando Battista. Mario, ti tocco. Hai due parole. Cosa devo dire? Vi ringrazio tutti di essere venuti. È stata una giornata bellissima. Qualcuno di più? Qualcuno di più con le moto si sarà divertito di più che noi che siamo stati qua a guardare, però insomma, speriamo di ripeterci. Quando? Vero Diana? Diana c'è? Se ce l'hai ci siamo qua. Ciao a tutti. Erika Grivetto e Carlotta. Prendere il tuo premio. Sì. No. Scusate. Un applauso per Erika. Renzo Lonardi. Giuseppe Mazzolari. C'è? Non c'è. Jacopo Mazzolari. Giorgio Moro. Eccolo. Daniele Mutti.
Daniele Mutti, eccolo lì. Bravo Daniele! Bravo! Grazie, 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 grazie. Stefano Parola! Grazie, Silvio Piano. Sergio Picatti. Franco Poletto. Andrea Ponsetti. Andrea Ponsetti. Non c'è? Giacomo Rolando. Giacomo Rolando, non c'è neanche lui. Luisa Rostagno. Un applauso a Luisa. Ecco. Che si merita il dovevi salire tutto solo. Due parole di anche tu. Basta così, grazie a tutti di essere intervenuti così numerosi. È stato un piacere organizzarvi questo piccolo spazio di divertimento. Ciao a tutti, alla prossima! Arriva! Un premio anche. Marco Rutilli. Marco Rutilli non c'è. Matteo Sanna. Matteo, eccolo. Grazie. Italo Signetto. I Signetto sono già via. Margherita Tiboldi. Eccola qua. Loris Bottino e Vigna Simone. Sali, tanto sei abituato a salire, sali sul primo, dai. Sei di nuovo qua. Sì. Grazie. Adesso abbiamo dei premi speciali, poi faremo i ringraziamenti finali. Primo premio speciale. Io. Erika, dove sei? Vieni. E Carlotta. No. Questo è un premio speciale che Erika ha deciso di donare come sesto memorial di suo papà Ferruccio Grivetto, e lascio dire a lei, lo dici tu, a chi. Allora ti passo il microfono. Il sesto memorial Ferruccio Grivetto va a Candido. Candido. Allora, un altro premio speciale, questa volta è il secondo memorial Domenico Girod.
c'è qui sua figlia Diana e vorrei che consegnassi tu. A chi? Con molto piacere, non se l'aspetta secondo me, ma sta facendo finta di niente, il secondo memorial va a Parì. Lo sa, Parì. Padrino, non è padrino purtroppo. Sono il padrino, no? No, c'è questo. E c'è ancora il... Allora, abbiamo un altro premio speciale che è il Memorial Moreno Poletto, in ricordo appunto di Moreno. E la famiglia di Moreno ha deciso di donare questo premio, questo memorial, a colui che ha disputato l'ultima gara nel 2003, che è Manuel Recrosio. Con la moto che ha presentato qui, ecco, me ne mancava un pezzo, Manuel, scusami, ma era un attimo di... Un applauso. Bravo.